Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di MathDP10. Oggi di cosa parliamo? Parliamo del caso del momento, parliamo di Donnarumma e parliamo di quello che sta succedendo dalle parti di Milano. Allora, cosa è successo? Di Marzio, ieri sera, e Pedulla, anche quello di Sport Italia, hanno fatto rimbalzare una clamorosa indiscrezione. In realtà sono due, ve le dico uno alla volta. Allora, la prima e che Raiola sarebbe in contatto col Real Madrid. Questa è una cosa da sapere tutti quanti. Ovviamente si offre un quinquennale al ragazzo da 7 milioni di euro a stagione. Ricordiamo sempre che Donnarumma ha sempre 18 anni e ha rifiutato un rinnovo del Milan per 5 stagioni a 5 milioni di euro a stagione. Questa è stata un'indiscrezione. Poi in tarda serata ieri è risultata un'altra indiscrezione, che era quella di un pranzo tra Marotta, Paratici e Raiola. Allora, il pranzo c'è stato in un hotel milanese e c'è stato, intanto c'è il sole che disturba un pochino la telecamera, scusatemi, c'è stato questo pranzo e questo pranzo si è parlato del rinnovo di Ken. Però qualcuno dice che forse ci potrebbe essere stato qualche contatto con Donnarumma, quindi chissà, forse potrebbe esserci questo affare. Quello che è certo è che comunque Donnarumma e l'affare Donnarumma ha stupito un po' tutti. Il caso Donnarumma ha avuto veramente ripercussioni in tutto il mondo, cioè ragazzi, ci sono copertine da qualsiasi paese del mondo, cioè di giornali del Kuwait addirittura parlano di Donnarumma, e fino a ieri per alcuni dell'estero, no? Era completamente sconosciuto, invece adesso lo conoscono tutti. Veramente si parla di una figura di cacca epocale, veramente, perché un ragazzo che 18 anni c'ha e ieri diceva rimango al Milan per tutta la vita, mi sento una bandiera di questo club e adesso va al miglior offerente. Veramente non so cosa fare. Tra l'altro è arrivato anche oggi una cosa che mi ha dato molto fastidio, che è stata la dichiarazione di Dani Alves nei confronti di Dybala, dicendo che Dybala praticamente doveva lasciare la Juventus, ma forse questo lo affronteremo in un altro video. Comunque le parole di Dani Alves non mi sono piaciute. Cioè, il calcio ha bisogno di bandiere, ha bisogno di punti di riferimento, come lo era Del Piero per la Juve, come lo è Del Piero per la Juventus, come lo è stato Totti per la Roma, come lo è stato Zanetti per l'Inter. Cioè, tu tifoso devi saper di poter contare su un determinato nome, una cosa che secondo me adesso si è estinta. Quindi veramente non so che dirvi. Per quanto riguarda Donnarumma, comunque le squadre sono sempre quelle. Ne faremo altri di video perché giustamente la situazione è così calda che arrivano notizie ogni 5 minuti. Però Donnarumma comunque tra Real, Juventus e Paris Saint-Germain. È ovvio che la Juventus parte dietro perché la Juve sta cercando di raggiungere l'accordo con Szczesny, che ricordiamo c'è abbastanza divario tra domanda e offerta. Però comunque Real e Paris Saint-Germain offrono stipendi molto più alti al ragazzo della Juve, che non ha nessuna intenzione di dare 7-10 milioni a un ragazzo di 18 anni che, vorrei ricordarlo comunque, non ha dimostrato veramente nulla, specie in campo internazionale. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Secondo voi nel pranzo tra Raiola, Marotta e Paratici si è parlato soltanto di Ken oppure si è parlato anche di Donnarumma? Per me, ragazzi, è impossibile che non si sia parlato di Donnarumma, anche se la notizia doveva ancora venire fuori. Comunque Raiola avrà sicuramente anticipato le sue intenzioni a Marotta e Paratici, visto che sono in ottimi rapporti. Sicuramente c'è stato qualche contatto, però non so davvero più nulla di questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.